Il popolo si è allontanato da Dio e invece di tornare a Dio si arrabbia con Elia, che testimonia la parola di Dio. Questa siccità era segno della situazione di siccità nel cuore del popolo, che cercava solo più il denaro, che cercava solo più le ricchezze, facendo ingiustizie, si stava bene, tutto andava bene, ci si era dimenticati di Dio. E invece si vuole ammazzare Elia perché è colpa sua. È lui che aveva detto: se andiamo avanti così verrà la siccità. E il Signore salva il suo profeta. Ma di chi si serve? Di una donna straniera, di una donna che non fa neanche parte del popolo. E il Signore parla a questa donna, la chiama: tu devi salvare il mio profeta. E questa donna è povera, sta prevedendo di morire di fame, lei e il suo figlio, è vedova, in difesa, ma dice di sì. E quando arriva lì l'accoglie, anche se poi dice: ma verrà a morire di fame con me. Però e poi avviene questo miracolo che avete sentito. Il Signore non guarda alla nostra povertà, non guarda ai nostri mezzi, non guarda neanche alle nostre capacità. Signore si fida di noi, ha bisogno di noi, ci chiede di aiutarlo. E tante volte noi diciamo di no, quando diciamo anche quando diciamo di sì, non è che capiamo fino in fondo. Avrebbe potuto pensare questa donna: beh, visto che mi ha parlato il Signore, potrà anche fare un miracolo, però capite che non è facile. E ci arriviamo poco per volta, capiamo le cose poco per volta. L'importante è che diciamo il nostro sì, anche se non abbiamo capito tutto, anche se siamo pieni di dubbi. E non puoi dire: io sono troppo poco importante, io non ho quelle capacità, io. Non è detto. Il Signore normalmente si serve proprio di chi magari ai criteri umani sarebbe stato quello scelto di meno. Lo stesso Elia non era un sacerdote, non era un ricco potente, era un uomo del popolo.